sono in gran amicizia, in gran accordo col presidente, per cui non è successo niente di che. Ho deciso, siccome fondamentalmente è stata un'annata in cui non mi sono divertito, ho preferito prendermi un anno sabbatico. Fine della sua esperienza come presidente onorario dell'Andria. È durata insomma una sola stagione l'esperienza di Salvatore D'Alessio alla Fidelis. Devo ringraziare, l'ho già detto ad altri tuoi colleghi, devo ringraziare il presidente Roselli perché comunque l'anno scorso mi ha stressato per tutta l'estate per stare con lui ad Andria e ci è riuscito e mi ha fatto conoscere la Lega Pro che io non conoscevo. Io sono come ben sai, sono abituato ai dilettanti, per cui la Lega Pro per me è stata una novità. Anche se poi durante tutto l'anno, quando gli davo qualche consiglio, lui scherzosamente mi diceva: tu sei abituato alla, non sei un profe, non sei, non fai parte dei professionisti, sei abituato ai dilettanti. Quindi lo devo ringraziare per questo. Devo dire che non mi sono trovato bene perché generalmente io in qualche piccola maniera sono abituato a incidere nelle scelte societarie, nelle cosa che chiaramente quest'anno non ho fatto, visto e considerato che c'è un presidente importante e io ero soltanto un aggiunto. D'Alessio, pur non facendo più parte della Fidelis, apprezza l'apertura delle frontiere al nuovo partner statunitense ufficializzato come main sponsor dei biancazzurri. È stato molto bravo il presidente perché ha intessuto dei rapporti importanti con una società americana, con un americano, erano rapporti che andavano avanti già da un po', però bisognava chiaramente aspettare il risultato sportivo. Una volta che abbiamo raggiunto la salvezza, si sono potuti incontrare via call, hanno fatto molte call e questo americano è diventato il main sponsor per l'anno prossimo con una cifra considerevole, quindi ritengo che il campionato dell'anno prossimo sarà sicuramente meno problematico di quello passato. Il suo futuro sarà lontano dal mondo del calcio, garantisce D'Alessio. Ho deciso di stare fermo e rimarrò fermo. D'altronde te lo sto dicendo ufficialmente, quindi non mi posso più rimangiare la parola, se no farei una brutta figura. Gli altri anni lo dicevo così. Tra le righe, questa volta te lo sto dicendo ufficialmente, quindi l'anno prossimo fermo.